oggi parleremo di induzione elettromagnetica. Il punto di partenza è la legge di Faraday-Neumann, che già ben conosciamo. Per questa prendendo una linea chiusa gamma vale quella relazione che conosciamo, dove questo secondo membro si può scrivere in questi termini, avendo definito φ gamma come quell'integrale doppio di V, flusso concatenato con la linea gamma. Ne abbiamo parlato diffusamente, quindi sappiamo bene di che stiamo parlando. Allora, immaginiamo di applicare questa relazione a questa situazione che ora vi faccio vedere, ovvero quella in cui ci sia un campo magnetico, chiamo B esterno, legato a delle correnti esterne che non sto qui menzionando. Quindi immaginate che ci sia un sistema di correnti, un solenoide, una bobina, quello che sia, una spira esterna al sistema che sto analizzando, che produce questo campo che definisco esterno, d'accordo? Ebbene, nella regione di spazio in cui è presente questo campo che ho chiamato esterno, considero questa linea chiusa gamma orientata in questo modo. Allora, se io suppongo che il flusso φ gamma si possa scrivere come integrale su S gamma di B scalare n ad S, questa è la definizione, no? Se io suppongo che, dicevo, il campo B sia pari a questo campo esterno, ecco che quindi compare questo flusso concatenato legato a questa a questo integrale S gamma. Vi ricordo essere una qualsiasi superficie che ha per orlo gamma orientata con la regola della mano destra, una qualsiasi superficie, per esempio quella che ho tratteggiato in prima. Bene, supponiamo adesso che per qualche motivo questo flusso gamma, questo flusso φ gamma così definito, vari nel tempo. Questo può accadere per due diversi motivi, ovvero può cambiare nel tempo questo flusso φ gamma, o perché cambia il campo esterno nel tempo. Quindi immaginate che questo campo esterno, per esempio, vari la sua ampiezza nel tempo, questo vuol dire che il flusso φ gamma varia nel tempo, oppure può accadere che il flusso φ gamma vari perché, fissato il campo B esterno, quindi costante nel tempo, varia la forma, la posizione, la geometria generale della linea gamma che sto considerando. Immaginate per esempio che questa spira gamma si metta a ruotare così rigidamente, per esempio, è chiaro che il flusso φ gamma cambierà a seconda della posizione della spina. Quindi, se c'è un flusso φ gamma variabile per uno di questi due motivi, quello che succede è che ci sarà un integrale del campo elettrico lungo la linea gamma che è diverso da zero. Se questa quantità è diversa da zero, cioè una variazione di flusso per uno di questi motivi, comparirà quindi un integrale del campo elettrico su questa linea gamma diverso da zero. Che cosa ciò vuol dire? Vuol dire che il campo elettrico in questa situazione non è più conservativo. Integrale su una linea chiusa, gamma in particolare, non è più zero. Questo vuol dire che questo campo elettrico, se ci ricordiamo le cose che dicemmo all'epoca della conduzione stazionaria, questo campo elettrico non più conservativo a causa di questo fenomeno può far circolare una corrente lungo un percorso chiuso. Ricordate quello che dicemmo all'epoca? Quando io voglio far circolare una corrente in un filo chiuso, ho bisogno di un campo di forze non conservativo, quello che chiamavamo campo elettromotore all'epoca, per poter mettere in moto le cariche e in qualche modo vincere, tra virgolette, compensare l'effetto Joule. Vi ricordate, no? Quello che dicevo. Ebbene, qui noi abbiamo a disposizione un campo elettrico che è lui stesso non conservativo grazie a questo fenomeno. Questo vuol dire che se io questa linea gamma, che fino ad ora è una linea, diciamo così, matematica, la materializzo come un filo di conduttore proprio, allora io devo immaginare che questo filo conduttore
possa circolare una corrente a causa di questa integrale non univoca, questa, diciamo, quella che chiamavamo all'epoca forza elettromotrice. Quindi se io definisco una corrente di secondo sempre questo riferimento, lo scelgo congruente con gamma chiaramente, ebbene devo ammettere che a causa di questo fenomeno nella linea gamma materializzato come una spira di materiale conduttore può circolare una corrente se c'è un flusso concatenato diverso da zero. Chiaro? Questa corrente si chiama corrente indotta, perché è appunto una corrente che viene indotta nella spira da una variazione del campo magnetico. Quindi si parla di correnti indotte. Alle volte si parla anche di correnti parassite, perché queste correnti, come poi vedremo nel prosieguo di questa lezione, alle volte non sono desiderate, sono appunto parassite, quindi come tali si chiamano correnti parassite. Il concetto è lo stesso, corrente indotta e corrente parassita è la stessa cosa. Io preferisco usare corrente indotta, che è un termine più neutro, perché corrente parassita ha un, diciamo, una sfumatura negativa che non sempre queste correnti devono avere per forza. Quindi, corrente indotta. Bene, cerchiamo di capire, di quantificare questo fenomeno. Allora, riscriviamo questa equazione tenendo conto di questo fatto. Allora, l'integrale al primo membro qui, diverso da questo integrale qui, come si può scrivere? Allora, la linea gamma, abbiamo detto, è stata materializzata come un filo di materiale conduttore. Questo vuol dire che in tutti i punti della linea gamma ci sarà una proporzionalità fra il campo elettrico e la densità di corrente tramite la resistività del materiale, no? Come sempre sappiamo, pensate a un filo di rame, c'è una resistività eta che lega il campo elettrico alla densità di corrente. Al secondo membro c'è sempre delfi gamma in dt. D'accordo? Bene, questo integrale, l'integrale di eta g scala t dl lungo l'asse del filo, con cui ho materializzato la linea gamma, altro non è, se riflettete e ricordate quello che studiamo in condizioni stazionarie, che la resistenza del filo stesso per la corrente. È il solito integrale, no? In cui io posso esprimere j come i diviso s, supponendo il filo molto sottile, porto fuori, faccio l'integrale, viene fuori eta l diviso s per la corrente, cioè la resistenza del filo, la spira in questione, per la corrente i. A questo punto però, quindi la corrente I viene fuori da quel calcolo, si può quantificare in questo modo. Questa corrente I, a sua volta, produrrà un campo magnetico, come qualsiasi corrente, no? Che chiamo B con R. Questo campo B con R, prodotto dalla corrente indotta I, si chiama campo di reazione. Questo vuol dire che il flusso φ gamma in realtà è dovuto non solo al campo esterno che ho considerato fino ad ora, ma anche a questo campo di reazione. Vi trovate? Quindi io sono partito da un campo esterno, ho visto che a causa di variazioni di flusso concatenato nasce questa corrente indotta. Questa corrente indotta a sua volta procura, genera un campo magnetico che si somma al precedente, evidentemente. E quindi il flusso complessivo in realtà è la somma di questi due pezzi qui. Ora, suppongo per il momento, poi rimuoverò fra poco questa ipotesi, che il campo di reazione sia molto piccolo rispetto al campo esterno, di modo che esso possa ritenersi trascurabile. E quindi questo è ancora circa pari all'integrale su S gamma del campo esterno solamente. Permettetemi di chiamarlo così, meno dei fiesti di t, anzi chiamiamolo direttamente chiamiamolo direttamente questa quantità chiamiamolo fiesta.
quindi sto trascurando il campo di reazione rispetto al campo esterno. Sto facendo questi poli semplificativi e ripeto, rimuoverò fra un altro minuto. Allora, da questa ipotesi ne segue che la corrente I è pari a meno FS dt per 1 su R. Da qui, no, vedete, avendo fatto questa approssimazione, naturalmente vedete questo. Perché faccio questo ragionamento? Perché da questa relazione posso ricavare delle informazioni qualitative sulla natura di questa corrente. Allora, immaginiamo per esempio che la quantità phi est stia diminuendo. Metto una freccia in giù per dire sta diminuendo. Che vuol dire? Vuol dire per esempio che l'ampiezza di questo campo phi esterno sta diminuendo. Immaginate che l'ampiezza di questo campo, con la geometria che rimane la stessa, venga modulata in ampiezza di questo campo. Quindi sta diminuendo l'ampiezza di questa freccia, d'accordo? Quindi c'è una variazione di flusso concatenato conseguente e quindi c'è una corrente in più. Quindi phi est sta diminuendo. Quindi facciamo così: phi esterno sta diminuendo, phi esterno quindi sta diminuendo. La derivata di phi esterno, il dt, chiaramente è minore di 0 se il flusso esterno sta diminuendo, la sua derivata è minore di 0. Chiaramente, poiché qua c'è questo segno meno, vedete, e la resistenza R del filo è una quantità intrinsecamente positiva, la quantità I è maggiore di 0 secondo il riferimento scelto. Vi trovate? Chiaro per tutti? Ma la corrente I positiva secondo il riferimento scelto dà luogo a un campo di reazione, quello che ho trascurato precedentemente. Fatto così con la regola della mano destra, no? Corrente positiva in questa direzione, campo di reazione in questa direzione. Vi trovate? Vi trovate? Cosa quindi vuol dire? Vuol dire che se io diminuisco l'ampiezza di questa freccia, del campo esterno, il campo di reazione tende a compensare questa diminuzione. Nel senso che il campo complessivo, che è pari alla somma di questi due, tende a rimanere costante in un certo senso. E questo tende a diminuire, ma questo tende a compensare questa diminuzione. Mi trovate? Chiaro per tutti? Questa è la cosiddetta regola di Lenz, che è legata alla presenza del segno meno, quindi alla legge di Fahrenheit, che dice, detta in termini intuitivi, che la corrente indotta si oppone alla causa che l'ha generata. Che cosa ce lo vuol dire? Vuol dire che la causa che ha generato la corrente indotta è la variazione del flusso esterno, la variazione di Est, e il campo di reazione prodotto dalla corrente indotta si oppone a questa variazione di flusso, tende a compensarlo in qualche modo. Quindi, detta sinteticamente, la regola di Lenz dice che la corrente indotta, l'effetto, diciamo così, la corrente indotta tende ad opporsi alla causa che l'ha generata, cioè l'effetto della corrente indotta tende a compensare la variazione di campo che ha generato la corrente stessa. D'accordo? Bene. Allora, che cosa invece succede se noi non trascuriamo il campo di reazione? Fino ad ora abbiamo fatto un ragionamento trascurando il campo di reazione. Se noi non trascuriamo il campo di reazione, Mario, faccio l'altro la lavagna, allora abbiamo, scrivo l'equazione che abbiamo trovato prima, adesso non lo trascuro più il campo di reazione, quindi che cosa scrivo? Integrale su S gamma di esterno scalare n di S più l'integrale su S gamma del campo di reazione
dollari per 1000 S. A che cosa è uguale questa quantità? Allora, la prima, il primo integrale è esattamente quello che abbiamo già visto prima. Quindi è quello chiamato phi S. Dicevamo, il primo integrale è quello che prima ho definito phi esterno, no? Esattamente così. In più c'è questo pezzo aggiuntivo, adesso, che non sto più trascurando. A che cosa è uguale questo pezzo? Allora, guardiamo bene cosa abbiamo scritto. Abbiamo scritto l'integrale su una qualsiasi superficie che ha per orologramma del campo B di reazione prodotto dalla corrente che circola in gamma stesso. Se ci pensate, questa è esattamente la definizione del coefficiente di autoinduzione di quella spira là. Vi ricordate? Lì è proprio il coefficiente di autoinduzione di una spira, il rapporto fra il flusso concatenato con la spira e la corrente che circola nella spira stessa. Quindi qui altro non ne abbiamo che N, il coefficiente di autoinduzione della spira considerata, per la corrente che circola nella spira stessa. Vi trovate? Sostituendo qui dentro abbiamo, e portando al primo metro, questo, vabbè, non sostituivo, portato all'altro metro, ho cambiato di sito. Questa quantità secondo membro, meno del Fs di T, la chiamo forza elettromotrice indotta sulla linea gamma. D'accordo? Qual è un circuito equivalente che rappresenta questa equazione che ho scritto qui alla lato? Evidentemente questa. Questo circuito, se vado a scrivere le equazioni per questo semplice circuito, ammette come equazione esattamente quella che ho ricavato usando le leggi del campo. Vi trovate? Quindi, come tale, questo circuito che si chiama la lavagna è il circuito equivalente della spira in questione. D'accordo? Quindi, per riassumere il ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora, possiamo dire che se io ho una spira immersa in un campo esterno variabile nel tempo, nasce su questa spira una forza elettromotrice indotta e gamma che è in grado di indurre una corrente indotta della spira, quindi far circolare una corrente indotta della spira, la cui equazione è questa qui che è scritta alla lavagna. Quindi il cui circuito equivalente è quello messo alla lavagna. La sede di un resistore per tener conto della resistenza del filo in cui circola la corrente sostanzialmente, e di un induttore che tiene conto della induttanza, del coefficiente di induzione, cioè l'autoinduttanza della spira stessa, quindi il campo di reazione, diciamo. Va bene? Chiaro per tutti? Allora, se è chiaro questa cosa, questo come vedete è già un del tutto generale, assolutamente, se è chiaro questa cosa, passiamo a studiare come questo fenomeno dell'induzione elettromagnetica si concretizza in un caso particolare e ben preciso. Allora, cancello qui. Ah, una cosa però, una cosa vale la pena, scusate, ve la dico prima di passare. No, questo vale la pena di. Allora, questo vale la pena di dire. Allora, questo è effettivamente un problema. Questo è il circuito a cui siamo arrivati con le sue equazioni. Allora, può accadere che il campo esterno, può accadere che il campo esterno abbia un andamento sinusoidale nel tempo.
per esempio immaginiamo che sia diretto per esempio la direzione z, abbiamo solo componente che sono a peste diretta su lungo la direzione z di un riferimento cartesiano, no? L'ho puntata lì a caso. Allora, come può accadere questo? Beh, può accadere se la corrente esterna che genera il campo esterno, quella che non ho riportato nella figura per capirci, se questa corrente esterna è sinusoidale nel tempo, anche il campo da essa prodotto sarà sinusoidale nel tempo, evidentemente. Questo vuol dire che il flusso φ esterno, che è pari all'integrale su S gamma di B scalare n di S, B esterno scalare n di S, a sua volta sarà sinusoidale nel tempo. Allora, questo, giusto per essere più chiari, guardate. Allora, il campo esterno dipende dal punto e dal tempo. Io suppongo che la dipendenza temporale sia punto per punto una dipendenza sinusoidale, cioè che il campo esterno abbia un'ampiezza e una fase che varia punto per punto, ma che vari poi sinusoidalmente il campo magnetico secondo una legge sinusoidale di questo tipo. Chiaro? Prova a maggior chiarezza. Quando io faccio questa integrale, cosa è tutto? Integrale su S gamma di B max di T per il seno omega t alfa t con z scalare n di s. Questa quantità è chiaramente pari a un flusso φ massimo per un seno di omega t più beta. Beta è una prima fase. Se io faccio l'integrale di questa sinusoide con alcuni passaggi molto semplici, si capisce immediatamente che il risultato è ancora sinusoidale nel tempo. La dipendenza spaziale è in qualche modo assorbita da questo integrale. D'accordo? Trovate? Questo vuol dire che se io ammetto che il campo esterno è sinusoidale, anche il flusso esterno sarà sinusoidale, anche la forza elettromotrice indotta sarà sinusoidale, e gamma, è pari alla derivata del flusso esterno a meno del seno. Questo vuol dire che per queste quantità, flusso concatenato, corrente indotta e così via, tensione indotta, forza elettromotrice indotta e così via, posso introdurre i fasori. Vi ricordate, i fasori sono uno strumento per studiare in maniera semplice situazioni in cui si abbia a che fare con le sinusoidi nel tempo, cosa che stiamo supponendo di fare, e ci siano le derivate temporali per lo mezzo, perché vi ricordate la derivata temporale è moltiplicazione per geometria, è il dominio dei fasori. Quindi in questa situazione possiamo ancora applicare il metodo fasoriano, il metodo simbolico, e dire che fasore relativo alla tensione indotta è pari a meno j omega fasore relativo al flusso esterno. Ci ho messo il segno sopra per indicare che sto adesso considerando fasore. E posso anche studiare questa relazione con il metodo simbolico e scrivere quindi j omega l più r per il fasore della corrente indotta uguale meno j omega il fasore del flusso esterno, per esempio. Quindi quello che abbiamo detto vale del tutto in generale per una qualsiasi variabilità temporale, ovviamente. Nel caso particolare, certamente molto importante e molto interessante dal punto di vista tecnico, di variazioni temporali sinusoidali, quindi non casuali, non qualsiasi, ma sinusoidali, possiamo utilizzare il metodo simbolico per studiare questa situazione così come siamo abituati a fare. Quindi introdurremo, ho fatto questa precisazione, diciamo, forse anche sull'abbondante, semplicemente per sottolineare che noi introdurremo dei fasori anche per grandezze non propriamente circuitali, non solo quindi per la corrente, ma anche per esempio per il flusso,
anche per la tensione, la forza del tono motrice indotto, anche grandezze, diciamo, fisiche che ammettono una variabilità sinusoidale nel tempo possono essere rappresentate fasorialmente, quindi non solo grandezze circuitali ma anche grandezze più generali come per esempio flussi concatenati. Va bene? Allora, torniamo adesso a quello che vi stavo dicendo. E applichiamo questi concetti ad un calcolo molto importante, che è quello delle perdite per correnti parassitiche. Perdite per correnti parassitiche. Allora, impostiamo lo stesso tipo di calcoli prima, però su una geometria ben precisa, in cui possiamo fare anche i calcoli appunto, diciamo, quantitativi. Allora, la geometria è questa, è quella di un solenoide rettilineo per fissare le reti. In particolare consideriamo un cilindro teoricamente indefinito, praticamente molto lungo rispetto alle altre dimensioni, diciamo L la sua lunghezza, diciamo A il suo raggio, la sezione circolare, di un materiale che sia un conduttore. Potrebbe essere anche un materiale ferromagnetico, ferro, che è un materiale ferromagnetico, come sappiamo, che però, essendo un metallo, è anche un materiale conduttore, avrà una certa resistenza. Attorno a questo cilindro ci avvolgiamo un solenoide. Ok? Del quale dovete immaginare, diciamo, che avvolga tutta la struttura, chiaramente adesso faccio un disegno schematico per fissare, in cui circola una corrente che è esattamente la corrente esterna che produce il campo esterno che abbiamo prima menzionato nel ragionamento. Questo potrebbe essere per esempio il tratto di un circuito magnetico. Vi ricordate, i circuiti magnetici sono fatti da pezzi di metallo, pezzi di ferro attorno a cui sono avvolti questi solenoidi. Questo potrebbe essere un tratto di questo circuito, d'accordo? Questa corrente l'ho chiamata I esterno e genera questo campo esterno. Come è fatto il campo esterno? Se ho considerato una geometria di un solenoide rettilineo indefinito, il campo esterno sappiamo che è assiale alla struttura ed è uniforme alla struttura stessa, quindi sarà così, per capirci. Questo sarà il campo esterno. D'accordo? Lo vedete? No, questo è un solenoide, campo uniforme assiale, il cui valore ben conosciamo. Se io vedessi dall'alto questa struttura, avrei la circonferenza di raggio A e il campo esterno che è uniforme in tutta questa sezione e viene fuori dal foglio, dalla lato esterno, punta fuori. Qui ho messo dei puntini per dire sono delle frecce ortogonali che puntano verso fuori. Lo sto vedendo all'alto, d'accordo? Benissimo. Allora, supponiamo che la corrente I esterno che genera questo campo sia una corrente sinusoidale nel tempo. Immaginate che questo io lo vado a collegare, questi due morsetti, alla presa di corrente, tra virgolette cosiddetta, che sappiamo erogare una tensione sinusoidale a 50 Hz, quindi la corrente che circola in quella struttura, supposto di essere arrivati al regime, sarà sinusoidale a 50 Hz. Se questa corrente è sinusoidale, significa che va per positivi e per negativi, il campo B esterno prodotto da questa corrente anch'esso avrà un andamento sinusoidale, andrà per positivi e negativi. No, è proporzionale alla corrente, ricordate l'espressione, no? Di con 0 e NI diviso R. Anzi, se c'è la permeabilità, mi e NI diviso R. Quindi di esterno, il modulo, abbiamo detto la direzione è quella assiale, sarà pari a un campo massimo di max per il seno di una certa quantità omega t più
Allora, vediamo come va. A questo punto diciamo, stabiliamo a fase 0, le fasi sappiamo che sono scelte una fase di riferimento arbitraria e tutte quelle conseguenti, tutte le altre fasi saranno diciamo, riferite a queste riferite. Quindi B esterno è un campo sinusoidale, a causa del fatto che la corrente esterna è una corrente sinusoidale. Ci siamo? Allora, adesso cerchiamo di calare il ragionamento che abbiamo fatto prima in generale in questa geometria. Questa geometria è a sezione. È asimmetria cilindrica. Allora, questa geometria che sto qui analizzando è asimmetria cilindrica perché sto considerando un cilindro indefinito teoricamente, già cioè molto lungo, con la sezione circolare. Allora, mi viene quindi da pensare che se io considero una linea gamma che è una circonferenza di raggio R minore di A, quindi sto dentro al materiale, centrata dove sta anche il centro della struttura, ebbene, su questa linea sia una linea su cui c'è simmetria, sostanzialmente. Se io pensassi di suddividere questo materiale in tante striscette contigue di questo tipo, immaginate, questo lo faccio poi dopo, magari lo cancello per maggior chiarezza. Immaginate di considerare una striscetta di spessore infinitesimo all'interno di questo materiale, racchiusa fra due di queste circonferenze di raggi molto vicini. Allora posso immaginare che questa striscetta, poiché si sviluppa in un materiale conduttore, in qualche modo possa rappresentare una spira elementare su cui può circolare una corrente indotta, così come abbiamo visto precedentemente. Prima avevamo il campo esterno e una spira fisica in cui c'era questa corrente indotta, no? Il ragionamento abbiamo fatto prima. Adesso sto dicendo che ho un conduttore massiccio che suddivide in tante striscioline, grazie alla sua simmetria, fatto in quel modo là. In ciascuna di queste striscioline circolerà una corrente indotta. Chiaro? In particolare, grazie alla simmetria, questa corrente indotta, di cui J è la sua densità, veramente, dipenderà solo dal raggio e sarà diretta lungo la direzione φ. Adesso magari vi faccio un disegno in maniera un po' più precisa. Sto facendo il disegno uguale a prima, questa è la linea gamma orientata in questo modo, il confine è questo. Ok? Per motivi di simmetria, chiaramente la corrente è a questa geometria. D'accordo? A questo punto io applico le considerazioni che abbiamo fatto prima a questa particolare linea, quindi immaginate quindi a quella striscetta che prima vi menzionavo. D'accordo? Quindi ripetiamo quel ragionamento fatto prima in generale a questa simmetria, a questa geometria. Allora abbiamo l'integrale su questa linea gamma è alla t del uguale meno del t dell'integrale su s gamma di b esterno scalare n e s. Sto immaginando di poter trascurare il campo di reazione, quindi qui dovrei scrivere b esterno più b di reazione, ma suppongo di trascurare il campo di reazione rispetto al campo esterno, d'accordo? Allora, quindi la stessa relazione di prima questa applicata a questo caso. Allora, vediamo un po' come si scrive questa cosa. Allora, qui abbiamo che la linea gamma si sviluppa in questo materiale conduttore che ha una sua resistività, quindi il campo elettrico è legato a J da questa relazione. Al posto di J ci metto questa espressione qua, J di R di φ scala T di L. Anzi, osservo che il versore tangente alla linea gamma, se io scelgo questa come proprio circonferenza di raggio R, è proprio uguale alla direzione di φ prima di tutto là. Questa è una proprietà di circonferenza R. Quindi al posto di T ci scrivo direttamente φ. Quindi al posto di E ho scritto da J, con J espresso in questo modo, e T è sostituito da φ grazie alla simmetria, alla geometria di questo.
Va bene? Problemi? Mi seguite? Devo ripetere? Mentre del t. Allora adesso devo fare questo integrale qua. Allora devo fare integrale su S gamma. Al posto di P esterno ci metto questo qua. P max seno di omega t. Poi devo fare prodotto scalare per n. Allora, B esterno è diretto in questo modo. La superficie S gamma a cui sto applicando questa relazione è una qualsiasi superficie che abbia per loro gamma. Posso prendere in particolare proprio questa superficie, questo cerchio che sto qui tratteggiando, che ha per loro la circonferenza, la cui normale n, con la regola della mano destra, coincide esattamente con la direzione di B esterno. Quindi B esterno scalare n fa solo il modulo di B esterno. Quindi qua ci metto S. Chiaro? Vado avanti. Allora, quanto fa questo integrale più o meno? Allora, i confini scalari con fi fa 1, perché ho prodotto scalare l'inversore per se stesso, quindi c'è un po' di fa 1. Poi suppongo eta costante in tutti i punti di gamma, il materiale suppongo sia sempre lo stesso. J è anche costante, perché gamma è una circonferenza che è una linea a raggio R fissato. Poiché J dipende solo dal raggio, in tutti i punti della linea è costante. Quindi questo integrale descrive come eta J di R per la lunghezza della linea. Integrando è costante, quindi devo solo fare l'integrando costante per la lunghezza della linea, che è 2π R. Una circonferenza di raggio n. Che cosa ho al secondo membro? Allora, B massimo è una costante, sarebbe diciamo quello che ho definito. B massimo è il valore massimo del campo, una costante. Lo porto fuori dall'integrale. Seno di omega t è costante rispetto allo spazio e quindi può essere portato fuori dall'integrale, ma non è costante rispetto al tempo e quindi va derivato. La derivata del seno è il coseno, quindi abbiamo meno coseno di omega t per la derivata dell'argomento rispetto al tempo, la derivata di funzioni composte, quindi c'è omega. E poi, poiché qui l'integrando è tutto costante, l'integrale di superficie si scrive come integrando costante per l'area della superficie, che è pi greco r quadro. Ricordate che sto facendo l'integrale su questo cerchio qua, quindi l'area del cerchio è pi greco r quadro. Mi trovate? Bene, a questo punto scrivo, anzi un secondo qua. Allora, J di R a che cosa è uguale? Lo posso ricavare da qui. Allora, pi greco e pi greco lo semplifico, R ed R quadro lo posso semplificare, eta lo porta al denominatore, c'è un fattore 2, quindi abbiamo, se non ho fatto male i conti, omega pi max diviso 2 eta, dopo controllo che non abbia fatto errori, e poi devo scrivere, quindi omega l'ho messo, pi max l'ho messo, per R, c'è un R qui che avanza, diviso 2 eta l'ho messo, e qui avanza meno coseno di omega t. Lo scrivo semplicemente come seno di omega t più alfa. Cambio la fase, insomma. Il coseno di omega t si scrive come seno di omega t più pi greca mezzi. Meno, devo aggiungere un altro pi greco, quindi aggiungendo 3 mezzi pi greco, posso scrivere meno coseno omega t come seno omega t più alfa, dove alfa è pari a 3 mezzi. Vabbè, come vedremo questa fase è essenziale, quindi la lascio così nei sensi. Vabbè, mi trovate? Fatemi controllare il di calcolo. Ci dovrebbe. Posso cancellare questi passaggi intermedi? Mi conservo solo questo risultato finale. Yeah.
Allora, quindi abbiamo scoperto che a causa di questo fenomeno di induzione elettromagnetica, nella struttura in esame circola della corrente, con questo valore qua, con questa densità di corrente qui in particolare. Adesso, come in un qualsiasi conduttore, questa corrente che circola nella struttura dissiperà potenza per effetto Joule. No, l'effetto Joule è quel fenomeno per cui un conduttore percorso da corrente si riscalda. Il motivo microscopico lo studiamo all'epoca. Qui succede la stessa identica cosa. Questo oggetto in questione si riscalda per effetto delle perdite, per effetto Joule, dovute alla circolazione di queste correnti. Questo riscaldamento è, diciamo così, quello che chiamiamo le perdite per correnti parassitiche. Quindi, adesso lo andiamo a quantificare, chiaramente. Quindi, ripetendo il ragionamento, circolano queste correnti indotte nella struttura, queste correnti generano delle perdite per effetto Joule, queste sono le perdite per correnti parassitiche, che adesso andiamo a quantificare. Quando io dico perdite per correnti parassite, come vi dicevo prima, c'è questa accezione negativa nel fatto di chiamare parassite queste correnti, per cui si capisce che in molti contesti queste perdite sono indesiderate e quindi come tali vanno minimizzate, e lo vedremo adesso nel corso del ragionamento come fare. Tuttavia esistono situazioni in cui queste correnti indotte e le perdite conseguenti non sono affatto indesiderate, anzi. Per esempio, per fare l'esempio più banale, nelle cucine ad induzione succede esattamente questo. C'è un campo magnetico variabile che induce delle correnti, diciamo le parassite, sul fondo della pentola, le quali sviluppano calore per effetto Joule e riscaldano l'acqua, per esempio, contenuta nella pentola stessa. Quindi in quel caso la perdita è tutt'altro che indesiderata, perché è quello proprio che ci serve per cuocere il cibo. Ci sono altre situazioni, a parte queste culinarie, diciamo così, sono situazioni anche di interesse industriale in cui il riscaldamento, per esempio, di billette di alluminio per le lavorazioni conseguenti viene fatto esattamente così, con riscaldamento ad induzione, come si dice. Quindi, questo per dirvi, noi le chiamiamo perdite per correnti parassite perché in molte situazioni sono indesiderate, però ci sono altrettante situazioni in cui queste perdite, questo sviluppo di calore, è altamente desiderato, anzi è l'obiettivo che ci proponiamo. Quindi è importante quantificare queste cose, diciamo, per vari motivi. Allora, quantifichiamo questa cosa. Allora, c'è questa corrente, quindi c'è effetto Joule. Ricordiamo quello che studiamo a proposito dell'effetto Joule quando siamo in condizione stazionaria. In particolare, noi definimmo la densità di potenza dissipata per effetto Joule, quindi potenza dissipata per unità di volume, come eta J quadro, J modulo, chiaramente. Questo è un calcolo che facemmo all'epoca, vi invito a rivederlo. Vi invito a calcolare il lavoro sviluppato dal campo elettrico, viene da scalar J, è uguale a eta J, quindi è uguale a questo. Ma non riguardate con calma. Adesso noi abbiamo l'espressione di J, quindi possiamo sapere quanto vale questa potenza dissipata per unità di volume, questa è densità di potenza. Questo si scrive quindi omega quadro di max al quadrato r quadro diviso 4 eta, eta solamente perché poi c'è un eta denominatore che semplifica l'eta quadro del denominatore, per il sen quadro di omega t più alfa. Questa è la densità di potenza dissipata per effetto Joule. Se io voglio la potenza dissipata, la chiamo P con D, per effetto Joule, P grande, devo fare l'integrale di volume. Questa è la densità di potenza. Per fare la potenza complessivamente dissipata, devo fare l'integrale di volume. Sul volume, chiaramente, del materiale su cui sto facendo questo calcolo, cioè su questo cilindro. Chiaro? Allora facciamo questo integrale. Allora, sto facendo un integrale su un dominio cilindrico, quindi userò le coordinate cilindriche per fare questo integrale. Allora, le coordinate cilindriche sono φ, z ed r. D'accordo? Vedete, φ descrive la rotazione attorno all'asse, z è l'asse del cilindro, r è il raggio, la distanza dall'asse. Allora,
Per quanto riguarda phi, l'integrale va fatto fra 0 e 2 pi greco, va tutto in giro. 0, 2. Per quanto riguarda z, l'integrale va fatto sulla lunghezza l della struttura. Quindi diciamo da 0 ad l, supponendo di mettere z uguale a 0 qui, da 0 a 0. Sul raggio, che cosa va fatto? L'integrale fra 0 ed a. Il raggio va da 0 ad a. Vi trovate? Al posto di pd ci metto questa roba qui, quindi abbiamo omega quadro, b max quadro, diviso, diciamo r quadro, diviso 4, e se uguale omega t più alfa, quindi ho sostituito l'espressione prima trovata, per ci devo mettere dB, le dimensioni di volume, in coordinate cilindriche, questi elementi così scrive. Così. Devo mettere, vi ricordate, lo jacobiano sempre, la trasformazione tra coordinate cilindriche e coordinate cartesiane, che è R, d teta, d z, d r. In pratica, R d teta è l'arco di questa circonferenza, diciamo l'elementino di arco di questa circonferenza, dz è l'altezza elementare del volumetto e dr è il raggio elementare. Quindi facendo questa espressione qua stiamo facendo il volumetto elementare in geometria cilindrica. Penso che su queste cose siate pratici, penso che in analisi ne avete studiato abbastanza di questa cosa. Facciamo questo integrale. Allora, omega quadro, b max quadro, 4 eta, 6 quadro, non dipendono dalle coordinate spaziali, quindi le posso portare fuori. Quindi abbiamo omega quadro, b al quadrato, massimo, 4 eta, 6 quadro, che stanno qui, e poi devo fare l'integrale di ciò che resta. Ciò che resta, vedete, è r al cubo sostanzialmente, r quadro vedete. Adesso l'integrale in dθ quindi dà semplicemente un contributo pari a 2π greco, perché non c'è variabilità di θ dell'integrando e quindi compare solo l'ampiezza dell'intervallo su cui faccio l'integrale, cioè 2π greco. Analogo discorso per l'integrale in dz che si fa sulla lunghezza, quindi compare un fattore n semplicemente. Ok? Rimane quindi l'integrale tra 0 e a di r al cubo di dθ. R al cubo, vedete? Che fa, come sappiamo, alla quarta parte. Quindi il risultato finale è omega quadro b max quadro diviso 4 eta 6 quadro omega t più alfa per 2 pi greco l alla quarta parte. D'accordo? Allora, questo come lo scrivo? Allora, qui ci sta 4 per 4, 16, poi c'è un 2 al numeratore, fa 8. Quindi abbiamo omega quadro, b max quadro, diviso 8 eta, 6 quadro omega t più alfa, poi abbiamo pi greco l alla quarta. Allora pi greco l al quadrato fa il volume del materiale considerato, perché è un cilindro di base pi greco a quadro e di altezza l, quindi volume pi greco a quadro per l. Quindi qua ci metto volume, lo chiamo pol, quello che rimane, lo scrivo qua, è a al quadrato, proprio così. Fatemi controllare. Sì, ecco. Mi trovate? Bene, a questo punto cancello questa roba qui, tutti
che si passa dagli intermedi in cancello. Questa è quindi la potenza dissipata per effetto Joule nel materiale in questione a causa delle correnti parassite che si inducono. Vabbè, non ho ancora finito, perché questa che ho ricavato è una potenza, vedete, che varia istante per istante, c'è una dipendenza semplice di omega t. Questo vuol dire che ho calcolato quella che in teoria dei circuiti ho chiamato la potenza istantanea. Ricordate, quando facevo il prodotto V per I in situazioni di regime sinusoidale veniva fuori una potenza istantanea, che è quello che abbiamo studiato all'epoca. Questa è la potenza istantanea. All'epoca studiammo, e certamente ve lo ricordate, che la potenza istantanea si compone di vari pezzi, il più importante dei quali è la potenza media. La potenza media è importante perché, vi ricordate, è collegata all'energia. In questo caso, quindi, quello che mi interessa è la potenza media dissipata per correnti parassite, perché essa è legata all'energia dissipata per correnti parassite. Chiaro? Quanto vale questa potenza media? Tagliamo pi grande semplicemente. Devo fare la media temporale, cioè 1 su t integrale fra 0 e t di grande periodo della grandezza in questione della potenza istantanea che ho prima calcolato. Questa è la potenza media. Beh, quando vado a fare la potenza media, cioè l'integrale del tempo, l'unica cosa che dipende dal tempo è questo sen quadro qui, il resto non dipende dal tempo. Quando faccio il valore medio del sen quadro, se vi ricordate quello che dicevamo all'epoca, esso viene pari a un mezzo. Il valore quadratico medio, cioè con la radice 1 sul radical 2, quindi il valore, la media del quadrato è un mezzo. E quindi questa quantità fa semplicemente omega quadro b max quadro diviso per al quadrato per il volume diviso 16 eta. Dalla media di questo c'è un fattore un mezzo che vi fa diventare questo 8 o 16, 8 metri, d'accordo? Questa è la formula che quantifica le perdite per correnti parassite. Da essa impariamo diverse cose. Quasi quasi, ragazzi, vado avanti e finiamo un po' prima, d'accordo? Non facciamo la pausa e finiamo. Allora, da essa impariamo diverse cose, dicevo. Impariamo in particolare le dipendenze questa quantità, dalle varie grandezze in questione. Allora, queste perdite dipendono dalla frequenza al quadrato, da B massimo al quadrato, dalla dimensione A al quadrato, dalla resistività. E vabbè, il volume, perché? Come facciamo? Allora, ci sono, come vi dicevo, situazioni in cui queste perdite vanno in qualche modo rese le minime possibili. Pensate per esempio a un circuito magnetico di quelli che abbiamo studiato fino all'altro giorno, un cui tratto può essere assimilato a questo. È chiaro che in quel caso queste perdite sono, diciamo, indesiderate. Noi teoricamente vorremmo fare un circuito che non ha perdite per realizzare un trasformatore. Su questo ci torneremo nella prossima lezione, insomma già lo impieghiamo. Quindi in quella situazione noi vogliamo minimizzare le perdite. Come facciamo a minimizzare le perdite? I parametri su cui possiamo agire sono sostanzialmente due: A ed eta. Eta vuol dire resistività del materiale, quindi se io voglio piccole perdite per correnti parassite devo usare materiale ad alta resistività. Quindi per realizzare circuiti magnetici in particolare si useranno dei materiali ferromagnetici ad alta resistività quanto più possibile. Vedrete poi chi di voi studierà queste questioni legate ai materiali, che aggiungendo, che so, del silicio al ferro
gli si aumenta la sua resistività senza alterare sostanzialmente le proprietà magnetiche e quindi si minimizzano le perdite per corrente parassitica. Quindi si usano dei ferri con resistività sufficientemente alta per minimizzare le perdite. Ma l'altro parametro molto importante su cui possiamo agire per minimizzare le perdite per correnti parassitiche riguarda la geometria. Se io invece di realizzare la struttura in questione massiccia così come l'ho fatta, la facessi invece a fette semplicemente, cioè vista dall'alto così, così, a fette, quindi a fette, come si dice lamierini, usando il termine tecnico, di spessore delta molto piccolo, vediamo delta lo spessore di questi lamierini, isolati elettricamente l'uni dagli altri. Quindi invece di prendere un blocco di ferro tutto insieme, prendo tante fette, le metto vicine e isolo ciascuna fetta, ciascun lamierino dal successivo. Che cosa faccio facendo questa cosa? Cambio sostanzialmente il percorso delle correnti parassitiche. Mentre prima le correnti parassitiche, vedete, circolavano per tutta la struttura, abbiamo visto prima, no? Circolavano qui in giro così. In questo caso, poiché io ho isolato i lamierini gli uni dagli altri, le correnti parassitiche sono costrette a circolare in questo modo. Vedete? Non si possono sviluppare per tutto il materiale, perché i lamierini sono isolati gli uni dagli altri. Ecco che quindi la dipendenza spaziale, la che era A, diventa delta. Questo lo si può dimostrare facendo dei calcoli, anche sui libri li trovate, insomma, potete vedere bene l'esercizio. È un calcolo esattamente identico a quello che abbiamo visto, però su una geometria differente. E vedrete che c'è una dipendenza dal parametro delta anziché dal parametro A. Questo vuol dire che se io faccio la struttura non massiccia, ma con tanti lamierini isolati affiancati, riesco a diminuire drasticamente le perdite per correnti parassitiche di un fattore pari proprio a quanto delta e A sono differenti. Quindi se faccio dei lamierini molto sottili, farò delle perdite molto molto più piccole. Questo è il motivo per cui qualunque macchina elettrica voi studiate, sostanzialmente, praticamente qualsiasi, non sarà mai fatta da blocchi di materiale ferromagnetico massicci, ma sarà sempre fatta da materiali laminati, cioè con lamierini affiancati. Il motivo è quello di minimizzare le perdite per correnti parassitiche. D'accordo? Bene. Se è chiaro questo, allora possiamo anche cercare di capire come considerare queste perdite dal punto di vista circuitale equivalente adesso. Quindi noi abbiamo fatto adesso il calcolo diciamo usando le leggi del campo elettromagnetico, quindi facendo gli integrali e così via, è venuto un certo valore. Adesso cerchiamo di capire come invece portare in conto queste perdite dal punto di vista circuitale equivalente. D'accordo? Allora, io faccio sull'altro lato.